Vi siete mai accorti di quante immagini dipinte ci circondano? È per questo che sono qui. Io sono curatore d'arte in una galleria. Scelgo cioè le opere che gli altri andranno a vedere. La mia missione è segnalare cosa vale la pena guardare e spiegare perché l'arte è così importante. Perché è provocazione, sfida e gioia. Cambierò il vostro modo di osservare le cose. Partite con me per questo viaggio nella creazione artistica. Vedrete il mondo con occhi diversi. Il mondo della pittura si divide in due fazioni. Gli appassionati, che tentano di avvicinarsi alle opere, e le persone che trovano il tutto un po' frustrante e abbandonano la sfida. Ma che cos'è davvero la pittura? La pittura è meravigliosamente semplice. Che si tratti di fare segni sulle pareti di una grotta secoli fa o in uno studio oggi, la ricetta è semplice, la sappiamo tutti. Si prendono dei colori e si stendono su una superficie, con una mano o con un pennello. E in quel preciso momento tutto è possibile. Quel dipinto ci rivela ciò che una persona vede, ci comunica come si sente, diventa una finestra sul mondo che già conosciamo o ci porta in luoghi che non avremmo mai immaginato. L'argomento pittura può far scaturire dei quesiti. Innanzitutto, un dipinto non ha una data di scadenza, non fa fatica a competere con i grandi media, come i film. Dovete conoscere il linguaggio dell'arte per poterne parlare? Beh, no, non dovete, non vi serve. E no, non fatelo. Il che pone una domanda. Perché dovreste ascoltarmi? Questa è la Christchurch Art Gallery, dove lavoro come curatore. Una galleria non è solo un deposito di vecchie opere o un posto dove andare quando piove. È un luogo in cui giocare. Un labirinto in cui perdersi piacevolmente ed entrare in mondi paralleli. Dove rilassarsi e imparare qualcosa di nuovo. C'è una semplice ragione per cui vengo qui tutti i giorni. La pittura, per questo sono qui. Sono negato a dipingere quadri, ma mi piace osservare quelli degli altri. Amo osservare ciò che comunica, il suo linguaggio diverso dalle parole. Io lavoro qui, scelgo i dipinti per queste pareti. Dipinti che spero rallentino la gente nel loro percorso e che forse li faranno uscire dalla galleria osservando il mondo con occhi nuovi. Ma niente mi manda in fibrillazione quanto l'arrivo di una nuova opera d'arte. Queste scatole che sono qui hanno viaggiato per chilometri, ma devono ancora essere aperte. Non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Scatole, dentro scatole, dentro scatole, che contengono 1600 dipinti. E sulla parte anteriore di ognuno di questi quadri, l'artista ha dipinto delle parole o delle frasi estrapolate da un dizionario di termini artistici. È come se avessimo tutta la storia dell'arte dalla A alla Z. Questa è la tavola delle dinastie di John Reynolds. E una volta assemblati, i 1600 pezzi compongono una grande opera d'arte, ricca di idee, sentimenti ed eventi. Ovvero ciò che amo della pittura. Il potere di stabilire connessioni inaspettate. La tavola delle dinastie, fuori dalla sua scatola, mostra tutto il suo splendore. I suoi colori e il suo linguaggio sono esplosi. È una tavola dalle mille combinazioni. Un banchetto d'arte. E questo rende tutto più semplice. È una festa per gli occhi, per la mente e per il cuore. Ogni dipinto nella galleria ha qualcosa da dire. E ogni persona che viene qui osserva e ascolta ciò che l'opera vuole trasmettergli. Ma questo tipo di incontro non avviene solo all'interno di grandi gallerie pubbliche. Non è necessario lavorare in una galleria per innamorarsi della pittura. Può succedere ovunque, in qualsiasi momento. E ho intenzione di portarvi dove è accaduto a me. Hildetorp, capolinea di una lunga strada ferrata che va dritta verso sud,
direzione Oamaru. A ogni Natale, zii, zie e cugini si riunivano qui, nella fattoria dei nonni. È questo il posto. Non vengo da circa 10 anni, ma stando qui, i ricordi riemergono impetuosi. Le esplosioni di fiori, il vecchio trattore, la raccolta di uova, il nostro folle cane e mia nonna che ringrazia i gatti che catturano i topi. Un vero paradiso per un bambino. Posso immaginare ogni cosa come se fosse ancora presente. Ma ciò che ricordo di più è la stanza lì di fronte, che abbiamo chiamato la stanza dell'arte. Per l'esattezza, era una specie di stanza spazzatura, un deposito per tutte quelle cose che nessuno aveva il coraggio di buttare. Un rifugio dal mondo degli adulti. Era la nostra stanza dell'arte perché le pareti erano coperte dai dipinti di mia nonna. Dipingeva per hobby e dipingeva le cose che più le piacevano o che la facevano ridere. Dalle ortensie in fiore alle rape, da gufi con gli occhi spalancati a topi in trappola. Noi bambini non prestavamo molta attenzione ai dipinti, anche se erano ciò che rendeva speciale la camera. Nella stanza dell'arte non vigevano le normali regole della casa. Potevamo giocare con tutto, spostare i mobili, frugare negli armadietti o nei bauli. Guardando indietro, mi rendo conto che qui è dove tutto è cominciato. Se si voleva un'invenzione, nuove curiosità, rompere le regole, volare con la fantasia, bastava cercare una stanza con dei dipinti sui muri. E questo fu l'inizio di un'avventura ancora più grande. La pittura stava per cambiare il mio mondo. Quando si tratta di musica, gli appassionati sono sempre alla ricerca dei lavori dei loro artisti preferiti, a caccia del miglior brano che possano trovare. Certo, quei fan sono un gruppo elitario, ma le porte non sono chiuse. Si tratta di un'elite aperta a tutti. Ed è la stessa cosa per gli appassionati di arte. Ma come si fa a diventare appassionati di pittura? Beh, ecco la storia di come è successo a me. Da qualche parte, nei meandri della memoria di tutti noi, ci sarà un'immagine che ha scatenato, che ha scosso il nostro mondo. Nel mio caso, è stato un fumetto. E in particolare questo, 2000 AD. Ogni martedì uscivo per vedere se ne era arrivata una copia e non c'era mai. Arrivava il mercoledì, quando avevo un solo dollaro in tasca, ma riuscivo ad averne una copia per 45 centesimi e un'altra per 50 e così mi persi tra i disegni al suo interno. Non appena aprivo un nuovo numero, cercavo subito i fumettisti che mi piacevano di più. Il raccapricciante Brian Boland, il ruvido Carlos Esquerra. E provavo ad entrare in quei mondi inchiostrati a mano. Forse è così che è iniziata la mia dipendenza. Allora, il concetto di arte sembrava più una punizione che un piacere. Per molto tempo ho nutrito un'irrazionale antipatia verso il grande paesaggista inglese John Constable, basata sul fatto che spesso mangiavamo l'arrosto della domenica su delle tovagliette di sughero. E per un bambino intrappolato a casa, a metà strada tra città e il deserto, i dipinti di John Constable sembravano così noiosamente britannici e privi di banditi. Circa 20 anni dopo, girando presso la National Gallery di Londra, ho visto uno di questi dipinti e quasi cadevo all'indietro per la sua imponenza. È stato un grande lavoro dipingere nuvole così pesanti, spesse come porridge. Il suolo di cui si può sentire l'odore, la luce e l'umidità circostante. Tutto era dovuto alla vernice che non veniva solo applicata con il pennello, ma anche con un coltello. E niente di tutto questo emergeva dalla foto sopra la quale era servito il mio pranzo. Quindi, mai fidarsi di una tovaglietta. A volte, però, le fotografie dei quadri sono più che sufficienti per accendere le passioni. Ecco perché adesso non vi parlerò di un quadro, ma di un libro e di un uomo che mi ha veramente sbalordito.
Spesso i ragazzi sono attratti da stranezze e talento. Da lì li ha entrambi. Stranezze estreme con la massima precisione. Corpi elastici, orologi che penzolano come carne cruda. Cosa stavo guardando? Non ero nemmeno sicuro di ciò che cercavo. Eureka! L'arte era un luogo dove poter guardare delle cose a cui ancora non ero in grado di dare un nome. Il mio modo di affrontare l'arte ora è un po' più disteso, ma dobbiamo essere onesti nei confronti di ciò che ci emozionava nel passato. Nulla ci scuote di più di una meritata lezione. A circa 20 anni ottenni il mio primo lavoro come critico d'arte. Dovevo vedere una mostra dell'espressionista Alan Pearson. Pearson era un artista con una reputazione notevole. E in passato mi piaceva la sua energia nel dipingere luoghi e volti. Ma la sua esposizione Va a casa inglese era una reazione al continuo essere preso di mira per il suo retaggio inglese, e io lo trovai contorto e ridondante. Come scrittore serio, pensai fosse mio dovere riportare le cose come le avevo viste. Ma poi, quando uscì il giornale, con il mio nome accanto a quelle parole così negative, pensai che avrei fatto meglio a tornare alla galleria. Circa 5 minuti dopo essere entrato, entrò anche l'artista. Fu allora che cominciarono i problemi. Entrò furioso e quando mi vide lo divenne ancora di più. Quante delle sue opere avevo visto e quante le avevo capite davvero? E passai dal critico d'arte al ragazzino in apprendistato che tentava di giustificare quello che aveva scritto. E nonostante barcollassi, con la voglia di correre lontano, dovetti stringere la mano ad Alan Pearson, perché mi mostrò la passione delle opinioni dall'altro lato della tela. Saltiamo avanti di altri 10 anni. Lavoravo come curatore presso la Dunedin Public Art Gallery. E un giorno ci fu l'apertura di una grande mostra. Ero nella sala più grande dell'edificio per seguire i progressi di un artista di Melbourne, Rose Nolan. I paroloni di solito vengono usati per venderci un prodotto o martellarci con un messaggio. Ma Rose usava grandi lettere rosse per parlarci di qualcosa di diverso. Altruista era ciò che recitava il suo dipinto. Alle 6 del mattino del giorno dopo ho capito che sarebbe stato un dipinto che non avrei mai dimenticato, perché a quell'ora sono venuto qui, al Dunedin Hospital. Un'ora dopo nasceva mio figlio Amos. E mentre percorrevo i corridoi dell'ospedale, Rose dipingeva le sue grandi lettere segnando quel momento. Resterà nella mia mente per sempre. Non potrei essere più lontano dal dipinto successivo. Un dipinto di 500 anni fa, dall'altra parte del mondo, e nessun evento della mia vita collegato ad esso. Ma la cosa sorprendente è il modo in cui ci fa sentire il passato più vicino. Entra in relazione con una dimensione umana più grande. Ogni volta che guardo quest'opera, La Vergine che mostra il Cristo dolente di Hans Memling, sento 500 anni di distanza a portata di mano. Il perché è molto semplice da spiegare. Tutti noi vediamo quelle lacrime e le ferite dei chiodi. E non c'è bisogno di sapere molto altro per capire una madre e il suo dolore e trovare quest'opera straziante e coinvolgente. Un grande dipinto è in grado di collegarsi con la vita quotidiana, così come una canzone. Evoca ricordi, segna un momento, fa riemergere persone e luoghi. Ma individuare quell'immagine non è la fine del percorso. Ogni vero appassionato non si pone mai una sola domanda su un dipinto. Ed è ciò che vedremo tra poco. Una volta scoperto che i quadri aprono mondi sconosciuti fino a quel momento, non potevo più farne a meno. E mi sono reso conto che non basta andare in galleria e semplicemente guardarli. Sono tornato qui per trovare nuovi dipinti da osservare e cercare nuovi dettagli in quelli più vecchi.
La bellezza della pittura è che una volta che hai trovato un dipinto che ami, questo ti resta per sempre nella testa e nel cuore. Ma l'appetito non si placa, anzi, si intensifica. Guardando un quadro, si ha la sensazione che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Come, per esempio, che sia in grado di produrre suoni. In questo dipinto del 1985, Radio On, Bill Hammond raccoglie un'intera gamma di convenzioni nel rappresentare lo spazio. Nel dipingere una stanza, la distende, la distorce, gioca con il volume. Le linee prospettiche si proiettano al di fuori, formando strani angoli. Oggetti inorganici sembrano sviluppare una vita propria. C'è un senso di vertigine, di nausea. La stanza sembra fatta di pelle. Non voglio vivere in questo mondo, ma non riesco a distogliere gli occhi da esso. Ogni volta che passo davanti a questo dipinto di Jude Rae, che ho visto decine di volte, sono sempre più sicuro di una cosa. Una storia, una scena, magari dei corpi, aspettano di essere scoperti dietro queste splendide tende dipinte. Jude fa miracoli con il potere dell'illusione. Utilizzando bianco e grigio, ci convince che questa superficie piana sta fremendo con armonia e vitalità. È come se, per accendere la fantasia, i segreti non vadano rivelati, ma nascosti dietro una superficie apparentemente calma. Ho scoperto questo dipinto chiuso in un cassetto, in uno dei nostri tanti magazzini. I dipinti come questo sono pieni le gallerie di tutto il mondo. Sono pallidi, sensibili alla luce e di solito non vengono mai esposti al pubblico per molto tempo. Non hanno la grinta giusta. Ma Rita Angus, che l'ha dipinto, ha avuto un'idea brillante. Bisogna avvicinarsi per notarla, ma quando lo si fa si scopre un mondo di luce variopinta che sembra saltare fuori dalla tela e che ci lascia senza fiato. Ed è la sua dolcezza, la sua delicatezza, che dà a questo lavoro il suo fascino. Ho camminato di fronte a questi dipinti tante volte, ed ogni volta che li vedo hanno qualcosa di nuovo da dire. Ma quando si affacciano al grande mondo turbolento, parlano in un modo così sommesso che è difficile riuscire a sentirli. Ed è lì che noi spettatori svolgiamo un ruolo importante. I quadri non bussano alla tua porta per un appuntamento al buio. Noi dobbiamo andare da loro. I dipinti che vediamo nelle grandi gallerie non sempre prendono vita da lì. Ecco dove sto andando. Nello studio di un artista per conoscere il suo regno e dare un'occhiata alle opere di un maestro dell'arte dell'entusiasmo. Il padre della tavola delle dinastie. Colui che ha preso l'intero alfabeto dell'arte e l'ha fatto esplodere fuori da una scatola. John! Justin, come stai? Bene, e tu? Della mia prima volta alla Galleria di Oakland, ricordo un'opera di John Reynolds. Era in parte una mappa, un grafico e un puzzle. Non ero sicuro di quello che stavo vedendo, ma la mia ricerca, la mia curiosità per le connessioni si è rivelata una vera e propria droga. C'è sempre un certo fermento qui nel tuo studio, tra tutti questi colori. Come se fossimo in una scuola materna. Proprio così. Naturalmente, Justin, io penso che tutti quanti amino i colori e i giochi con le parole. Spruzza la vernice e dà dei colpi con il pennello. Ma ciò che preferisce di più è utilizzare gli stick a olio. Secondo me sono davvero deliziosi. Una linea che salta, disegna spirali, si distende lungo lo spazio, come se cercasse di tessere insieme ogni frammento della galassia. Tu sei qui quasi tutti i giorni. Come avviene il processo creativo? Inizi col pasticciare come più ti piace? Da quando si è bambini si comincia a giocare con le cose. Ma è tanto facile fare un pasticcio quanto è difficile fare qualcosa che meriti davvero. Ed è con questo approccio che attraverso quella porta ogni mattina. Non so cosa mi aspetti qui. Non so quali saranno le domande né quali saranno le risposte. Qual è allora, secondo te, lo scopo della pittura? Cogliere in pieno l'essenza della vitalità. Un insieme di cose che sfrecciano avvicinandosi sempre di più verso l'interno. Un po' come una fisarmonica.
Ecco che cosa ho percepito a Sydney anni fa, quando John ha esposto un dipinto in 7000 pezzi chiamato Nuvola. Su ogni piccolo pezzo c'erano delle espressioni gergali. L'opera è una sorta di altoparlante di tutte le chiacchiere divertenti e vivaci che riempiono le nostre conversazioni quotidiane. Il che mi ha ricordato la regola numero uno. Quando si guarda un dipinto, bisogna essere in due. È il pubblico che dà valore, che dona la vita, una vita culturale. Il nostro obiettivo è far avvicinare la gente all'opera d'arte. Questo è il meglio che si può chiedere. Che si sentano attratti da essa, che non si nascondano per evitarla. Si registra un'accelerazione. Quando si contempla qualcosa, più ci si avvicina ad essa e più aumenta il battito cardiaco e rallenta il sangue nel cervello. Qual è il modo giusto per osservare un quadro? Con calma, inconsciamente, avidamente. E penso che non ti serva altro che te stesso. Basta andare lì con la tua attenzione e adesso ti colpirà. È una gran cosa. Per molti motivi potreste essere legati alla pittura. Ragioni che magari avete dentro e che ancora non conoscete. Per rimanere bambini. Per collegarvi con il passato. Perché riesce a dire ciò che pensate. Perché riesce a riassumere tutto in un solo colpo. E a volte anche solo perché... C'è un intero mondo dipinto là fuori che aspetta solo di essere scoperto. La prossima volta andremo in viaggio per vedere dei dipinti come non li avete mai visti. Vi mostrerò come la pittura possa essere sexy. Ci chiederemo se il mondo dei ritratti è collegato a quello della fotografia. Quadri in apparenza senza senso che invece ne racchiudono tanti. E andremo a caccia di legami tra il vecchio e il nuovo. Cercherò di capire se la pittura può veramente cambiare il mondo. E soprattutto... cambierò il vostro modo di vedere le cose.